diventare campione d'Italia, mi darà consigli. Cioè praticamente in un Roma-Verona, alla fine del primo tempo Paolo Conti accusa un malore dovuto a una forte pallonata e praticamente io esordisco in Serie A, faccio l'esordio in Serie A e in tribuna c'era, neanche a fare apposta, Luciano Tessari, che lavorava col Milan, però già si sapeva che il barone andava via, quindi era venuto a Roma a vedere la partita. E io quel secondo tempo, come tutti quei portieri che si esaltano, è stato un tiro al bersaglio. Sono stato fortunato che qualcuno mi ha picchiato addosso, qualcuno ho preso bene, qualcuno di fortuna, insomma. E lui è tornato a Milano e gli ha detto: guardiamo, guarda mister, che ho trovato un portiere che può fare veramente al caso nostro, perché io avevo, diciamo, più attitudini nei confronti del giocazzona, perché lui è stato lui che l'ha scoperto, perché qualcuno se ne appropria, scusate il gioco di parole, impropriamente, ma lui si ritrovò con Santarini e Turone che fu acquistato, e lui mise la difesa in linea come faceva il grande Brasile, questo è quello che diceva. E io fui fortunato che quella partita lì, nella mia giornata di esordio, c'era Luciano, perché questa è stata un'altra situazione, diciamo, fortunata. Ma meno male per la Roma. E per te, ovviamente. Fortunato per me. Per te e per la Roma. Allora Guido, Franco ha parlato.